Non c'entra un cazzo. Infatti, questa cosa parliamo di Giappone. Usa anche la Buzzi sulle cose greche, scusa, Bene, poi però... com'è che si chiama quando arriva l'uomo che fa così sulla donna nel muro? Abbassati. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo video, oggi in diretta da Venezia con Mangaka 96. Ciao ragazzi, come state? Bene, dopo 6 mesi, dopo la nostra visita in Giappone, riusciamo a vederci qui. Esatto, finalmente. Già passati 6 mesi. Cosa volevamo parlare in questo video? Sì. Perché è già il secondo che giriamo, però l'altro era venuto male. No, l'altro è venuto bellissimo, forse lo vedrete. Vabbè, magari metto un pezzettino. Tutto fuori fuoco, l'ha detto. Vabbè, ho sempre a criticare. Ma guarda che ha fuoco, Comunque oggi siamo qua con Mangaka perché voi dovete sapere che il nostro Mangaka ha finalmente fatto uscire un manga. Ma tutti che fanno libri, Lilletta che fa il libro suo, Mangaka che fa un manga, ma lo voglio fare anch'io un manga, tanto che ci vuole. Vabbè, ti metti lì con calma. Allora, dici a tutti noi che ci segue da casa, dacci delle informazioni utili, come si fa a fare un manga? Ah, così? Sì. Spudorato, allora. Serve talento? No, hai fatto anche te. Allora, per fare un manga serve tanta dedizione. Tanti iscritti? No. Allora... tu hai deciso di fare questo manga, sì. Ma hai sempre voluto fare un manga, è stato così. Beh, stamattina mi sveglio, va che faccio un manga, è andato così. Così, che fantasia. Sì, diciamo che quest'idea è ormai parecchi anni che ce l'ho dentro la testa e volevo finalmente metterla su carta, però ad un livello che fosse veramente, veramente figo e spero di avercela fatta, poi sarete voi a giudicare ovviamente quello che leggerete. Tra l'altro io che copia ho preso? Perché io ho prenotato la mia copia, sì, e poi c'è anche la mia omaggio, quindi ho 2 copie. Sì, te hai preso la Metal Edition. Wow! Che è spaziale. E poi dal 2 novembre in tutte le fumetterie in Italia uscirà la versione standard e quella te ne porterò una quando ci vediamo in Giappone. Dove ci vediamo te la porto. L'ho sempre voluto, anche perché c'è, appunto, basta leggere il mio nickname e già uno si fa un'idea un attimo, però... È stato sempre il mio 69, sogno. Mangaka, sì. 69, uno si faceva un'altra idea. Di cosa parla questo manga bellissimo? Che genere è? Un horror? È un thriller? Ok, allora, riassumendo in poche parole, Death Shield è un manga thriller psicologico e in cui non manca l'azione. Un po' come Killing Stalking. Che non conosco, però. Invece dovresti. Invece dovrei. E quindi ecco, per tutti gli amanti un po' di quel mistero... thrilleriano. Sì, quella proprio, quella sorta di battaglie psicologiche e poi dove comunque un po' di mazzate ci sono, perché quelle fanno sempre bisogno con la giusta moderazione. Beh, nell'ambito manga e anime, ricordiamo, perché... Era sottinteso, ecco. Guarda, non lo so, perché nei commenti trovo di tutto, quindi io ti ho parato il culo. Solo nei manga, negli anime, nei film, ecco, nel mondo dell'intrattenimento, come su YouTube del resto. Sì. E quindi, niente, io comunque spero davvero che possa arrivare a più persone possibile, proprio per avere un feedback diretto e capire veramente, perché in Italia... secondo me rivoluzionaria anche il fatto che comunque sia un manga fatto da persone italiane, ma si legge esattamente come un manga giapponese. Quindi al fondo con le onomatope sono in giapponese. Un sacco di kanji. No, più che altro no, sono tutte in katakana, devo tutte dire. Le onomatopee quasi tutte katakana. Esatto, tipo tutte onomatopee così, quindi la maggior parte in katakana con la relativa traduzione, perché comunque il manga è già pronto per un futuro mercato giapponese, per cui vedi come siamo pensa già portati in grande avanti il nostro mangaka. Bisogna sempre pensare in grande e auguri soprattutto a chi compie gli anni oggi. Secondo me è bellissimo il fatto che comunque c'è gente che è così, anche giovine, che si dà da fare, che ha voglia di fare un manga, perché realizzare una sua storia. Perché tu ormai sei vecchio, scusa. No, però io ho già dato al mondo dell'arte facendo 2 album, ragazzi, e il terzo arriva quest'anno, mi raccomando, scaricateveli tutti. Facciamo e sentite partire... adesso, vai! Canzone a caso! Altra canzone a caso. Ancora una canzone a caso. Mandiamone ancora una.
risposta. Vita è finita. Ancora una. Sai, ho scoperto un'altra cosa. La mia amica Lilletta voleva fare la sceneggiatrice. Quindi non è che magari adesso riuscite a collaborare, fare un manga bello, bellissimo. Vedremo. Il futuro è pieno di sorprese. E per esempio, come mai continua a cambiare l'altezza in questo video? I misteri che scoprirete soltanto iscrivendovi al canale e attivando la campanella. Cosa auguri alla gente che vuole fare un manga? Perché un sacco di gente mi chiede: ma posso andare in Giappone e fare il manga? Mangaka? Sì, prima però studiate bene il giapponese, mi raccomando. Se volete andare lì, serve, fidatevi. Per cui iniziate a studiarlo già da ora, se la vostra intenzione è quella, ecco. E io mi rifaccio a un grande filosofo che si chiama Nike, che ha detto che nothing is impossible. Da Nike. Giustissimo. Un canale di istruzione quasi questo. È un canale culturale. Madonna. Bring family together. Family friendly. Nothing is impossible. Ecco bene. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ti ghiaccio. Però almeno siamo a Venezia, città più bella del mondo. Non può andare male, dai.